Questo è il primo percorso, andiamo ad attenzionare subito il pubblico su uno dei punti più critici ma anche più belli di questo percorso. Si tratta delle due gambe consecutive. La scelta di Dano Vessani per questo percorso base è di non inserire una doppia gabbia, ma inserire tre combinazioni. Una all'ostacolo numero 4, ma quello che più ci interessa è la linea che va dall'ostacolo numero 7 all'ostacolo numero 8, e la vedremo tra breve, mentre attraversiamo un'altra parte molto significativa. Qua sotto la struttura della giuria c'è un ostacolo perpendicolare che è il numero 3, ma non dovrebbe essere l'ostacolo più difficile in questa prima parte del percorso. Si richiede sì uno sforzo, ma guardate qua, la nostra telecamera adesso inquadrerà in maniera diagonale tutta questa linea, che sarà secondo me la prova del 9, perché arriva a metà percorso dal numero 7, la prima combinazione, sino al numero 8. Le due combinazioni sono divise da 5 tempi di galoppo. Questa è la proposta di Giuliano Vessani, la combinazione dei mosaici è una combinazione con questo verticale e un oxer. E guardate, come sempre, anche la geometria proposta dal direttore di campo Giuliano Vessani, secondo me è una geometria veramente da maestro, da vera star della costruzione dei percorsi, perché è una geometria perfetta, con l'ingresso verticale e oxer e l'uscita da questa lunga linea, che in realtà è una linea di due doppie, ma è una quadra vera, con la stessa proiezione geometrica, quindi un'uscita con un oxer e un verticale. Cosa significa? Che se dovessimo piegare in due come una cartolina, questa linea sarebbe perfettamente combaciante. Il Bernini nessuno controlla. Ma scherzi a parte, le difficoltà ci sono, perché la richiesta è di un verticale delicato e di un piccolo sforzo, anzi di uno sforzo notevole a questo punto della gara, l'uscita da questo linea. 5 tempi di galoppo, questi sono credo obbligati, forse qualche cavaliere potrà delucidarsi su questo punto di domanda, ma 5 sono i tempi di galoppo da affrontare per la seconda combinazione di campioni. I campioni, perché ha tenuto il conteggio delle penalità, non sono stati così generosi, anzi sono stati generosi nel dare le penalità. La richiesta è dunque con un oxer ed un ostacolo verticale ad uscire, è una richiesta notevole. Perché? Perché c'è lo sforzo e poi c'è da essere molto molto attenti ad un salto delicato, che è quello di uscita. Superata questa linea, molti penseranno è fatta, per niente. Quello che più preoccuperà probabilmente sarà nel finale, visto che ci siamo, vediamo anche la proiezione con la nostra telecamera della linea che praticamente porterà verso la fine, cioè l'ostacolo 12 e 13. Questo 12, che è un ingresso di villa con la costruzione, sarà utilizzato anche nel barrage con l'ostacolo 16 ed è praticamente vicinissimo all'area in cui risiede il pubblico. Guardiamo anche quello che vedranno i concorrenti quando affronteranno questa linea. È una linea molto particolare che va dal 12 sino al 13, quindi al finale i concorrenti che arriveranno qua in questo punto dove sono io a staccare, andando verso lo stacco 12 per staccare e saltare questa linea, se non avranno commesso errori vivranno il loro momento sicuramente più emozionante, e lo faranno vivere anche a noi, perché questo è l'ultimo oxer di fatto del percorso ed ha una particolarità in più che potrebbe distrarre i concorrenti e potrebbe distrarre anche i cavalli più che i concorrenti, che è il posto. L'oxer non ha niente di particolare se non quello che segue. Quello che segue è un punto di domanda, è un punto di domanda tra l'ostacolo 12 e 13. Qual è il punto di domanda? 4 tempi o 5 tempi? Questo lo dovranno decidere loro. Dovranno deciderlo considerando che l'ostacolo finale, il 9 fine numero 13, è un verticale sicuramente delicato, è un verticale che va, come si dice in gergo, arrotondato nel salto, perché se si utilizzano 5 tempi in questa finale, se arriva però si potrebbe sprecare un po' di tempo, e anche il tempo considerate che sia il 14° salto. Quindi hanno 4 o 5 tempi qua? 4 della linea finale. Lo so, però non so se questo salto sarà poi così semplice. Io sto ancora cercando il salto più difficile, dare
come si dice, la medaglia d'oro del santo, quindi non è semplice, non è fatto, allora ci sono i problemi. Ce lo posso dire, però che non si vede. Direi che ogni santo va affrontato in un modo valido, soprattutto tutti rappresentano una difficoltà, che fa molto tempo, già tutto il tempo. Da qui siamo partiti, la mano a me? Io sì, che non è stato molto gentile in questi giorni, mi chiede se mi capite tutti, hai qualcosa da sottolineare su questo santo? Spaccolo terapeutico di Roma, spaccolo tecnico, questa è una gara barrage, logicamente se l'avessi messo nella gara precedente non sarebbe stato in macchina, ma in questa gara barrage è un fatto giusto. Soprattutto perché in quella posizione, quindi lì potevo mettere solo magari